Era un continuo vivai di genitori con i figli, di giovani anziani e di ambientalisti. Sono state circa 300 le persone che ieri mattina si sono recate al Miralfiore con un unico obiettivo, quello di difendere il parco, chiedendo al comune di Pesaro più attenzione, cura e sicurezza. Nel gazebo, sistemato a pochi metri dalla grande quercia, simbolo della manifestazione, i cittadini hanno lasciato i propri dati e la firma per la causa promossa dagli attivisti e racchiusa in 6 punti elencati nella petizione. La voce del Miralfiore ora siamo noi, dicevano al megafono, ora basta, il parco merita rispetto. Poi, come ha spiegato il presidente della Lupus in Fabula, fino a poco tempo fa il comune aveva affidato la gestione a Marche Multiservizi per 200.000 euro all'anno. Poi però, con la scadenza del contratto, è caduto anche il comitato di gestione, ritenuto invece fondamentale. I promotori del presidio contano di raggiungere almeno 1.000 firme in pochi giorni. Chiediamo il ripristino di un comitato di gestione con una composto da un componente del comune, un componente di chi il comune dovrebbe chiamare a gestire il parco con un contratto di appalto e non come sta facendo adesso con delle chiamate al momento a una cooperativa che ha tanti altri meriti, una cooperativa sociale, ma non si gestisce un parco con le chiamate a spot, ma con un contratto continuativo. Chiediamo quindi l'affidamento a un gestore serio e competente della gestione del parco. Chiediamo che dal bilancio 2023 e seguenti il comune metta in bilancio soldi per la gestione del parco. Ma parte da lì, il comune non può continuare a fare cassa a spese del Miralfiore. Poi c'è il tema della sicurezza, proseguito Angelini, che non può essere garantita tagliando le siepi, ha detto, oppure eseguendo interventi del tutto anomali e contrari al valore della biodiversità di uno scrigno come questo. Hanno fatto una strage di alberi di almeno 40-50 anni. A ripercorrere le storiche battaglie è stato invece Andrea Fazzi, educatore ambientale ed ex gestore del Miralfiore, che conosce ogni pianta e la sua storia. Di volta in volta il motivo è la lotta allo spaccio, o la normale manutenzione, la normale gestione del patrimonio verde, come se gestire il verde fosse automaticamente il tirarlo via. Qui è stato solo tirato via, tagliato in maniera non si capisce neanche tecnicamente è fatto malissimo. Quindi noi chiediamo sostanzialmente un momento di stop, di riflessione, di condivisione con i portatori di interesse, con le associazioni naturalistiche che sono competenti per la loro storia, per il loro mestiere, e poi a quel punto avere un piano di gestione serio che contemperi anche le esigenze della sicurezza, perché no, perché ci sono, c'è anche la sicurezza, però c'è anche tutto quello che è il valore di questo posto, che è un grande polmone, è un'oasi climatica eccezionale, è uno spazio per l'anima, è uno spazio per il benessere. Non c'è un parco del genere in tutte le Marche come questo, che conserva tutti questi valori. Merita una gestione più attenta e possibilmente competente.